Buongiorno e benvenuti nel salotto di Bocca in Galleria, la social TV della Libreria Bocca, spazio culturale aperto all'aperto con il patrocinio del Comune di Milano. È un piacere avere un principe al nostro salotto, Nicola Piepoli, principe dei sondaggisti. Laureato in giurisprudenza, si è specializzato in ricerche psicologico-creative presso l'Università di Buffalo. Nel 65 ha fondato l'Istituto di Ricerca di Mercato CIRM, che poi vabbè, sei diventato presidente, poi hai ceduto. Ciao Nicola, cosa ci racconti oggi? Cosa vi racconto oggi? E dipende, il momento è il momento del Covid, quindi orientativamente bisognerebbe raccontare qualche storia sul Covid, anche tenendo una cosa come principale argomento, che è il non averne paura. Perché se io ho paura del Covid è un brutto mostro e magari me lo prendo. Se io non ho paura del Covid me ne difendo bene, perché dal punto di vista della mia mente il Covid non esiste e io vivo normalmente, che è quello che faccio tutti i giorni. E potrei a questo punto raccontare un episodio che risale a Confucio, anche se Confucio non è molto amato da Trump. Il saggio Confucio, circa 2500 anni fa, studiava, leggeva, nella sera che andava verso la notte buia, e all'improvviso sente qualcuno che suona alla sua porta, bussa alla sua porta, tum tum, e lui domanda chi è, e una voce cavernosa gli risponde: io sono la paura, aprimi. E Confucio tranquillamente, senza scomporsi, si alza, va alla porta, la apre e non c'è nulla dall'altra parte, il vuoto. La paura non esiste. La paura è qualcosa che è dentro di noi e che ci roda il fegato. Meglio che lo roda ad altri, piuttosto che a noi. Questo è il mio messaggio. Non avere paura, avere coraggio. Nella vita ci vuole coraggio, chi ha coraggio vince. Va bene, allora, bellissimo, interessantissima domanda. Invece, visto che tu ovviamente sei molto addentro all'argomento, ma statisticamente, secondo te, oggi come siamo messi? Dunque, non siamo messi molto bene. Per cui bisogna, se vogliamo, in un certo senso riderci su. Non siamo messi molto bene e dimentichiamo alcune cose. La prima cosa da ricordare è questa, prima di tutte, che noi siamo un popolo ricco e che in questo momento siamo ricchissimi. Siamo esattamente 8 volte più ricchi di 65 anni fa, cioè dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale. 8 volte più ricchi. Io mi ricordo molto bene quando mia zia Elisa a Castellana, che non era ancora Grotte, ma era Castellana Semplice, in provincia di Bari, ha inaugurato il cesso inglese come una cosa, una primizia non dissimile da un super palm o un super televisore di adesso, magari di 65 pollici e che costa magari più o meno di 1.000-1.500 euro. Ecco, noi dimentichiamo il fatto che siamo ricchi, un popolo ricco, e quindi ci preoccupiamo inutilmente di qualche cosa che si preoccupano anche, di cui si preoccupano anche altri, e che ed è la vita normale, la vita di relazione, la vita che in questo momento ho con te, con voi, cioè essere presente. Dove? Nel più bel posto del mondo. Siamo in Piazza Duomo, siamo all'ottagono della galleria e il titolare della Libreria Bocca mi invita a parlare di noi italiani. Ebbene, noi italiani siamo un popolo ricco e felice. Una volta che siamo convinti di questo, saremo più ricchi e più felici. Guarda Nicola, io ti ringrazio, il messaggio a me è arrivato e sicuramente sarà arrivata anche alla social TV della Libreria Bocca.
a cosa posso sapere a cosa stai lavorando? Perché poi tu sei un appassionato anche dei codici di Leonardo da Vinci. Esatto, e sei un fine collezionista. Esatto, e sei un fine collezionista. Sì. Perché a te ti piacciono i facsimili proprio dei codici. Sì, dunque, sì, i facsimili danno qualche cosa che non dà la normale carta stampata. Cioè, leggi Leonardo, leggi la mente di Leonardo. E leggere la mente della più grande mente di tutti i secoli è qualcosa che ti lascia una traccia. Ti apre la mente. Ti apre la mente e ti lascia la fede nella vita. Questo è quello che posso dire ringraziando. No, io ringrazio il titolare dello studio Bocca, perché è qualcosa di diverso da una libreria per me. È più uno studio, un centro studi, come se fosse il centro studi della Confindustria, che frequento normalmente. Riprendo le parole di Massimo Vitta Zellman, che tu conosci perfettamente. Lui ha chiuso dicendo che Borges non aveva in mente che cosa fosse un paradiso, ma lo paragonava a una grande biblioteca. E lui ha detto: la Bocca è sicuramente un piccolo paradiso. Quindi, vedi, ritorna. Io vi ringrazio di questa testimonianza, anche perché a me serve per testimoniare quello che è il lavoro della nostra famiglia da 40 anni, 42, fa all'interno di questo spazio che è la libreria Bocca. E buon lavoro a Bocca per i prossimi 100 anni. Grazie, grazie Nicola.